Giovedì 23 maggio 2024, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con Just Today, anche oggi insieme per condividere con voi tante belle storie attraverso le nostre rubriche, i nostri collegamenti. In anteprima ricordavamo anche la figura di Giovanni Falcone nel 32esimo anniversario della sua morte, solo 57 giorni dopo. Purtroppo un altro grave attentato ci porterà via anche il suo caro amico e collega Paolo Borsellino. Ritroveremo la figura di questi due magistrati, in maniera particolare di Giovanni Falcone, nella pagina di storia. A loro va un tributo di affetto, di stima e di riconoscenza, perché da quell'anno le cose non sarebbero state più le stesse per tanti cittadini italiani che effettivamente rigettarono in maniera più forte, più decisa la ripugnanza verso la mafia. E fu forte anche la risposta delle istituzioni, ma da quel momento in poi anche vennero aperti numerosi processi anche nei confronti dello Stato, di numerosi politici, proprio perché quelle pagine di storia così brutte nascondevano anche tanti, tanti aspetti che forse ancora oggi non sono del tutto chiari. A questi due uomini però, come dicevamo, va la nostra profonda gratitudine, il nostro profondo riconoscimento per aver tracciato con forza la strada dei valori, dell'impegno sociale, del rispetto delle leggi e delle regole, a costo della loro stessa vita. Grazie carissimi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E grazie a tutti quanti voi che anche oggi siete con noi numerosissimi, ce lo state dimostrando dalle prime ore del mattino con l'invio dei vostri scatti al 331-737-8033. Andiamo a scoprire innanzitutto qual è il santo, la santa che celebriamo oggi con Fra Italo Sant'Agostino, e poi magari apriamo la cassetta delle lettere e iniziamo a sfogliare qualcuno dei vostri scatti. Pace bene, buongiorno. Oggi 23 maggio ricordiamo la beata Maria Gargani. Ascoltiamo la sua storia. Maria Gargani nasce a Morra Irpina il 23 dicembre del 1892. Ultima di 8 figli, ricevette l'istruzione scolastica e religiosa dal padre, maestro elementare. Fece la prima comunione di nascosto e, saputo questo, i genitori si sentirono in colpa per essere stati assenti ad un momento così importante per lei. Si diplomò maestra nel 1913 e il suo primo incarico fu a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, dove abitavano sua sorella e suo cognato. Lì entrò a far parte della Mistica Betania, un gruppo di preghiera che si riuniva presso il convento dei Cappuccini sotto la guida di padre Agostino e di padre Benedetto da San Marco in Lamis. Dovendo partire come cappellano militare, padre Agostino la affidò a padre Pio da Pietrelcina. L'incontro tra i due avvenne nella metà dell'aprile del 1918, quando il santo passò dal convento di San Marco la Catola. Maria scriveva: «Vedendomi spuntare sulla porta della sacrestia, mi chiamò per nome e mi fece entrare in una stanzetta attigua, dove ci trattenemmo a parlare come due persone che si fossero conosciute da tempi remoti. Che soavità, che dolcezza nelle parole del padre e che belle assicurazioni mi dava sulla mia anima. Mi incoraggiava ad essere sempre più del Signore e fare in modo da glorificarlo nella mia vita. Io mi sentii veramente felice e svanirono dalla mia mente e dallo spirito tutte le ombre e tutte le pene». Nel 1913 Maria si iscrisse all'Ordine Francescano Secolare e, in seguito, divenne socia dell'Azione Cattolica. Seguendo i consigli dei suoi direttori spirituali, fece apostolato tra i bambini e i ragazzi del paese ai quali faceva catechismo. Oggetto delle sue cure erano anche gli ammalati. Maria maturò l'idea di consacrarsi a Dio in un ordine già esistente, illuminata da una luce intellettiva e incoraggiata da San Pio, che le disse:
Ecco, finalmente qui dovevamo arrivare. Questa è la volontà di Dio. È bello, fai presto a chiedere al vescovo il convento ed esponi a lui tutto. L'11 febbraio del 1936, Monsignor Di Girolamo autorizzò la pia unione delle suore apostole del cuore eucaristico di Gesù. Un mese dopo, il 21 aprile, inaugurò la prima comunità nell'ex convento di Santa Maria della Sanità a Volturara Appula. Erano dedite alle catechesi e all'educazione, specie dove i sacerdoti facevano fatica ad operare. Nel 1945, con l'accordo e il consenso tra il vescovo di Lucera e il cardinale Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli, Maria, per favorire le vocazioni, trasferì la casa madre da Volturara Appula a Napoli. Il 18 aprile dello stesso anno, con la sua professione religiosa, cambiò il nome in Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. La fondatrice definì gli scopi della nuova famiglia religiosa: apostolato parrocchiale, istruzione catechistica, diffusione della buona stampa, doposcuola, istituzione di scuole materne per i bambini e professionali per le ragazze. Morì a Napoli il 23 maggio del 1973, a 81 anni. I suoi resti mortali sono venerati presso la casa madre delle suore apostole del Sacro Cuore a Napoli. Venne beatificata il 2 giugno del 2018 con una celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Amato come delegato del Santo Padre Papa Francesco nel Duomo di Napoli. La vicenda della Beata Maria Gargani si incrocia molto spesso con la grande figura di Padre Pio, perché proprio lei attingerà più volte al pozzo della santità di Padre Pio. Vediamo che cosa lui le dice. Dice Padre Pio: la religione è un ospedale di infermi spirituali che vogliono essere guariti e per esserlo si sottopongono a soffrire il salasso, la lancetta, il rasoio, la tenta, il ferro, il fuoco e tutte le altre amarezze della medicina. O mia figlia, sii tale da non far molto conto di tutto ciò che il nemico e la tua fantasia ti suggeriscono circa le tue pene interne, nonché dell'aridità di spirito, sapendo essere questo il meglio per te. Padre Pio le descrive la religione come un grande ospedale in cui noi che siamo malati spirituali andiamo lì per ricevere una cura. E come accade spesso quando si va in ospedale veramente, chi sta male lo sa, i trattamenti non sono affatto piacevoli, nonostante la medicina faccia tanti passi in avanti e tanti sforzi. E allora capita che spesso queste sofferenze che noi abbiamo, questi dolori anche spirituali, noi li scacciamo come se fossero qualcosa di negativo per noi. Invece Padre Pio le dice: no, questi fanno parte della cura che il Signore ti dà, che il Signore ti sta donando per fare guarire la tua anima. E allora le consiglia: prendi amorosamente, dolcemente e amabilmente questa risoluzione, questa scelta. Due sono le cose, o morire o guarire. E poiché tu non vuoi morire spiritualmente, procura perfettamente guarire. E per guarire voglia tu soffrire la cura e la correzione del divin medico e supplicano a non risparmiarti veruna cosa per ottenerti la guarigione. Ecco, sono parole belle, un consiglio prezioso che Padre Pio ha dato alla Beata Maria, ossia accogli la sofferenza che ti viene dal Signore, perché questa fa parte della cura che proprio tu vuoi per essere più santa e più bella al suo cospetto. E Padre Pio non ha rifiutato nessuno di questi trattamenti speciali per guarire, e quanto bene ha saputo fare. E così la Beata Maria. Quindi con questo proponimento di spirito anche noi cerchiamo di riconsiderare un po' di più le sofferenze che ci arrivano nella vita, e magari sotto questa luce ci sembreranno meno amare. Beata Maria, prega per noi. Grazie Fra Italo, bellissima questa pagina della Santo, della Santa di oggi, la Beata Maria Gargani, che speriamo, ecco, presto assurga agli onori più alti degli altari. Noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi ritorniamo con i vostri scatti. Restate con noi.
E allora, come promesso, ci ritroviamo con i primi vostri scatti della giornata che tanto ci rallegrano e impreziosiscono il tempo che passiamo insieme. Partiamo con un bouquet di rose che ci invia Carmela da Francica. Grazie Carmela, bellissimo questo vaso che hai sulla tua tavola che è così, ci riempie gli occhi di meraviglia. E poi un buongiorno ci arriva da Termini Imerese con questo scatto che raffigura Argo, questo bellissimo cagnolino. Non leggo l'autore o l'autrice dello scatto, ma ringraziamo comunque di cuore. Non dimenticate di mettere il vostro nome, lo ha fatto Gaetano che ci scrive da Apiro con questo scatto lungo la strada, on the road. Lui ci scrive: si percorrevano a piedi strade appena tracciate, ma passando davanti alle edicole si pregava. Grazie Gaetano per questo bel ricordo. E poi Giovanni di Perugia ci invia questa videocartolina. Dovrebbe esserci nel video il passaggio delle frecce tricolore che leggo in didascalia. Eccole qua. Oh, che bello. Stamattina Giovanni ci regala questa emozione inaspettata. E poi da Cancello Arnone con il rosario itinerante guidato da Don Sabatino accogliamo i saluti di Mattia che ci condivide questa bella esperienza. Grazie Mattia. E proseguiamo con un saluto, con il saluto che ci inviano Nunzio, Davide e Nadia da Avellino. Con questo scatto che ritrae questo bellissimo cucciolo e ci ricorda come anche San Francesco amasse moltissimo gli animali. Ancora un bellissimo panorama dal balcone di Mario che ci scrive da Cervinia. Che bello, hai veramente un gran bel vedere Mario, grazie per aver condiviso con noi il panorama dal tuo balcone. Poi il buongiorno da un angolino di casa di Graziella con questo scatto sulle sue piante e quello che è giù dovrebbe essere il suo gatto, grazie a Graziella da Rovigo. Chiudiamo per questa prima tranche con questo meraviglioso scatto di Bacoli con cui ci arriva il buongiorno e la vicinanza alla popolazione dei Campi Flegrei di cui parlavamo ieri, sulla notizia sulla quale sicuramente torneremo anche oggi. Non leggo il nome di chi ci invia lo scatto, mi raccomando, non dimenticatelo, non dimenticate di aggiungere il vostro nome quando ci inviate le vostre cartoline. Invece ricordo benissimo il nome di chi ci darà notizie e aggiornamenti anche oggi. Dall'altra parte dello studio ci ha raggiunto Maria Pia Picciafò. Grazie Tony, io non aggiungo il cognome quando ti saluto, quindi se anche tu vuoi utilizzare soltanto il mio nome, che ho il privilegio appunto di avere con Maria Primo, Pia in onore di Padre Pio, quindi diciamo che in questo senso non posso che ringraziare i miei genitori. Adesso invece, a proposito di grazie, vogliamo aprire con una notizia di sport. Non lo facciamo quasi mai, poi soprattutto l'apertura è un'eccezione assoluta, ma ci fa piacere perché c'è una squadra, l'Atalanta di Bergamo, questa grande città del nord, dico grande apposta perché ha tanti valori proprio nella sua storia e anche nella sua attualità, delle eccellenze ad esempio nella sanità. Che cosa è successo? Ha vinto a Dublino ieri una grande finale contro il Bayer Leverkusen, e Europa League, quindi è una finale che è una prima assoluta, giusto? Ecco, sì. E mi ricordo, sono andata pochi attimi fa a vederlo, la storia comunque è lunga di questa squadra, è nata nel 1907, vediamola tutto schermo, non so se avete anche qualche immagine di colui che ha fatto il capolavoro, perché c'è stata una tripletta, e lui è l'allenatore evidentemente, che si chiama Gasperini, 66 anni, tra i social sono
ritornati i colori nell'azzurri, perché negli ultimi settimane giusto, è vero, per voi grande il 20° scudetto dell'Internazionale, i colori nell'azzurri si ripropongono, hanno portato decisamente molta fortuna, si ripropongono a partire da ieri sera. No, volevo fare volevo soffermarmi su Gasperini, perché vincere il primo trofeo a 66 anni è anche un segno di tenacia, di impegno. Adesso che lo riguardavo, non assomiglia al mago Zurlì un po'? Beh, sembra Cino Tortorella un po'. Forse te non te lo ricordi bene. Guarda che assomiglia tantissimo. Un grande professionista, dicevamo. Ha fatto una magia del resto. A 66 anni alza il suo primo trofeo ed è appunto il segno di un impegno, di una costanza, di una coerenza non da tutti. E poi, come dicevi tu, abbiamo visto anche l'autore della tripletta, Lukman, il giocatore volto, che impugna la coppa in questo momento, che ha portato appunto l'Atalanta sul tetto d'Europa, che ha appunto vinto la Conference League, l'Europa League. L'Europa League, la vecchia Coppa UEFA. Ecco, bravo, l'hai detto per noi che abbiamo dei ricordi lontani. E invece le squadre tedesche come stanno andando? Questa di ieri ovviamente è andata a picco. E poi? No, non ho il polso della situazione. Ah, ecco, va bene. Allora pensavo, siccome siete sempre aggiornatissimi, era una curiosità. Certo, non abbiamo molto tempo per soffermarci su questo, però di nuovo un grande abbraccio a tutti coloro che stanno festeggiando, a tutta la storia in fondo della città di Bergamo. Per un fatto del genere, credo che anche quanti non si occupano di calcio si sentano coinvolti un po', come succede, no? A proposito del nostro tricolore che abbiamo visto prima. Fanno sempre piacere le notizie di vittoria dei colori italiani in Europa e nel mondo, quindi siamo tutti contenti per loro. Tanti cari auguri a tutta la città di Bergamo e a tutti i tifosi dell'Atalanta. Io, Tony, oggi ho preparato anche un'altra chicca, cioè una notizia che va fuori un po' dai nostri canoni. Però, siccome è l'ultimo giorno possibile per dare i risultati dei sondaggi riguardo alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, poi quando mi darai un minuto riassumiamo un po' quali sarebbero adesso, al momento, i voti degli italiani, perché come sapete noi votiamo per il Parlamento europeo, ma ancora ognuno, ogni Stato ha i suoi da mandare. È un modo, secondo me, un po' vecchiotto di votare, però questa è la regola. Tra l'altro non è che ne abbiamo pochi, perché ne manderemo 76, quindi la scelta c'è. L'ultima notizia però purtroppo ci porta in Medio Oriente. Al Jazeera, la fonte, 16 morti, tra cui 10 bambini, in un raid su una moschea a Gaza. Ieri su questo fronte, anche dal punto di vista della storia, potremmo dire, è successo qualcosa di importante, ovvero tre stati europei hanno deciso unilateralmente di riconoscere come Stato la Palestina. Noi siamo abituati a dire l'autorità nazionale palestinese, perché questo è storicamente, ormai da decenni, questa è la definizione, quindi qualcosa di un po' meno dello Stato, tant'è vero che se andiamo alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale, la Palestina, l'autorità nazionale palestinese c'è, però come Stato osservatore. Invece l'Irlanda, ecco, ritorniamo a quella Dublino che prima citavo per la finale. L'Irlanda, la Spagna e la Norvegia hanno appunto fatto questo passo, ovviamente in appoggio alla Palestina di oggi, ma si è giustamente sollevato un vespaio diplomatico di cui sicuramente non c'era bisogno. Grazie Maria Pia, e noi prima di fermarci un attimo però dobbiamo aprire la pagina di storia che avevamo anticipato in apertura in occasione appunto di un anniversario importante, quello della morte di Giovanni Falcone. Maggio 1992. Ucciso in un attentato mafioso il magistrato Giovanni Falcone. Sono le 17:58 minuti. Al chilometro 5 della A29, vicino allo svincolo di Capaci, Isola delle Femmine,
Giovanni Brusca aziona una carica di tritolo da 5 quintali. Nell'esplosione, che disintegra due auto blindate, muoiono con lui Emanuela Setti Carraro, sua moglie, e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Nato a Palermo il 18 maggio 1939, Giovanni Falcone entra in magistratura a 25 anni. Dal 1978 all'ufficio istruzione della città natia, sotto la guida di Rocco Chinnici. Insieme con pochi colleghi, tra cui Paolo Borsellino, costituisce il pool antimafia, che istruì il primo maxi processo a Cosa Nostra. 475 imputati, accusati di 120 omicidi, associazione mafiosa, estorsione. 22 mesi di udienze in un'aula bunker costruita per lavorare in sicurezza. Resiste anche ad attacchi missilistici. Il 16 dicembre 1987 la prima sentenza. 19 ergastoli e condanne per 2.665 anni di reclusione. L'apice del successo segna per Giovanni Falcone anche l'inizio della fine. Appena le condanne diventano definitive, Totò Riina a sua volta lo condanna a morte, spezzando la sua esistenza terrena a 53 anni. La sua regola di vita è contenuta in poche parole. Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. E siamo giunti al momento del primo collegamento, lo anticipavamo in apertura, su Padre Pio TV ci piace parlare di cose belle, importanti, che possano lasciare un bel segno, un bel esempio, e sicuramente in questo senso si muove il Festival del Bene Comune, che avrà luogo questo fine settimana a Matera. Abbiamo in collegamento con noi Maria Chiara Cefaloni per farci fare questo viaggio nella città dei Sassi e in questo meraviglioso evento. Buongiorno e ben trovata, Maria Chiara. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Ti abbiamo fatto alzare presto stamattina o è tua abitudine comunque metterti in moto subito? In questi giorni siamo molto impegnati con la festa di questo weekend del Bene Comune, quindi siamo super operativi. Perfetto, complimenti per questa bella iniziativa. Abbiamo anche una grafica che ci restituirà le mille iniziative che lo caratterizzano. Ti lascio l'onere e l'onore di farci entrare dentro, tessere Festa del Bene Comune. Sì, allora l'idea di questa festa è partita proprio da alcuni amici con la volontà di mettere al centro della nostra città il bene comune, la costruzione del bene comune, superando anche tutte quelle piccole o grandi barriere che a volte impediscono di mettersi insieme e fare rete. Quindi l'obiettivo di questa festa è proprio quello di promuovere l'attivazione di processi di partecipazione e cura da parte dei cittadini della città di Matera, partendo però da tutto quello che già viene fatto. Questa proposta, questa idea è stata lanciata alla città e in tantissimi, in brevissimo tempo, hanno risposto e continuano a rispondere, e questo ci dice che c'è proprio una volontà di costruire il bene comune. L'evento che ci sarà questo weekend, che parte appunto domani venerdì e finirà domenica, è solo l'inizio, vuole essere proprio il calcio d'inizio di un processo, quindi non un evento spot, ma una possibilità di mettersi insieme e continuare a costruire il bene comune insieme. Come lo faremo in questo weekend? Metteremo in atto quello che già viene fatto da tante realtà, tante persone della nostra città, però lo faremo insieme. Ci riconosceremo quindi come persone che costruiscono il bene comune. Partiremo domani con un laboratorio di apertura per costruire il dietro le quinte della festa, e saremo al Santuario della Palomba, quindi Matera,
e alle 19 ci sarà un talk sul bene comune. Interverranno Sabrina Bonomi, Mariella Stella, Emanuele Curti e Rossella Tarantino e a seguire avremo un momento proprio di festa perché vogliamo festeggiare il bene comune. La mattina dopo invece Matera sarà invasa da tanti piccoli momenti, tante gocce le abbiamo chiamate, che saranno rivolte a tutta la popolazione, saranno piccoli laboratori che vogliono proprio mettere in atto piccole azioni per costruire il bene comune. Partendo da quello anche che tutti i giorni possiamo continuare a fare. Nel pomeriggio avremo due momenti culturali, la presentazione del libro Per molti anni da domani. Sarà alle 17 con Giorgio Brizio presso il portico della biblioteca e poi invece a seguire alle 18 avremo la presentazione del secondo numero del giornale Scatenati, che è un giornale scritto con i volontari insieme ai detenuti della casa circondariale di Matera. Concluderemo la serata sempre con un momento culturale di teatro con lo spettacolo Bestiario che si terrà invece alla tenda Caritas. Domenica mattina interverrà invece Don Antonio Loffredo del Rione Sanità, che ci porterà la sua esperienza, un'esperienza molto forte in questo quartiere. E invece il pomeriggio ci metteremo subito al lavoro per fare un po' il punto della situazione e iniziare a progettare il prossimo anno, le prossime iniziative, proprio per non fermarci, proprio per non far sì che questo sia un evento di pochi giorni, ma vogliamo direttamente partire per costruire i prossimi passi insieme. Grazie Maria Chiara, sei stata veramente chiarissima, è il caso di dire, bellissimo il programma delle attività che si svolgeranno questo weekend a Matera. Volevo chiederti se appunto la partecipazione libera e gratuita, o se c'è bisogno di registrarsi in qualche modo a qualche evento, così possiamo dare qualche dettaglio in più a quanti volessero venire a toccare con mano la bellezza che state costruendo. Certo, allora, tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti. Potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook, tessere Festa del Bene Comune, per avere tutte quante le informazioni. Solo per il sabato mattina alcuni dei laboratori richiedono la prenotazione, ma solo per una questione logistica, per sapere quante persone ci saranno. Però tutte queste informazioni le trovate appunto sui nostri canali social, ci potete contattare. Molto bene, Matera sta vivendo ormai da un bel po' di tempo un momento di grazia, possiamo dire. Quanto è corretto affermare che questo sta avvenendo anche grazie all'impegno di tanti giovani come te, magari che stanno anche facendo ritorno dalle grandi città in cui si erano trasferiti per studiare e per lavorare? E il tema dello spopolamento è molto presente in questo territorio. Io in realtà appunto non sono di Matera, ma vivo qui da qualche anno ed è bello vedere che continuano ad esserci giovani persone che vogliono costruire in questo territorio e vogliono restare. E penso che anche l'obiettivo della Festa del Bene Comune sia anche questo, creare oggi una realtà che sia veramente a misura di persona da tutti quanti i punti di vista, partendo da quello che già c'è e mettendo in rilievo tutto quello che poi possiamo fare. Quindi questa sarà anche un'occasione proprio per invogliare, no? Anche a costruire su questo territorio. Grazie, grazie per la tua bellissima testimonianza Maria Chiara, che tra l'altro ci dimostra come appunto una realtà territoriale, una città può diventare destinazione a sua volta quando si è in grado di valorizzare le proprie risorse. Bene, quindi vi invitiamo tutti quanti a seguire le pagine social di Tessere Festa del Bene Comune e ancor di più a fare un salto a Matera perché oltre che a godere dei suoi meravigliosi scenari, potreste godere questo fine settimana, appunto, della bellezza di questa iniziativa e delle tante persone che stanno dando vita a questo mosaico. Ecco, credo che Tessere si riferisca un po' anche a quello, Esatto. a questo mosaico di solidarietà, impegno civico e cittadinanza attiva, inclusione sociale e innovazione. Per cui tanti cari auguri di buon lavoro e complimenti per quello che state facendo, Maria Chiara. Magari ci risentiremo a cose fatte anche per un bilancio su questa grande e bellissima festa. Grazie Certo, con molto piacere. Grazie veramente. Buona giornata.
Noi, dopo aver salutato Maria Chiara, ci fermiamo solo per qualche istante, ma ritorniamo insieme per recuperare notizie e aggiornamenti e per parlare anche di statistica, un argomento di cui non si parla spesso, per cui vi consiglio di restare in nostra compagnia. E allora proseguiamo la nostra giornata insieme, lo facciamo ripartendo da alcuni vostri scatti. Il buongiorno e l'augurio di una buona settimana, anche se ormai siamo giunti a giovedì, ci arriva da Walter da Verrei, Valle d'Aosta, con questa pianta che lui ci dice: non so di che fiore si tratta, ma dopo diversi anni quest'anno è fiorita. Beh, Maria Pia, non è come dire strano, perché questa è una violetta africana. Ah, e ma quindi, è bruciato sul tempo. E quindi Val d'Aosta evidentemente ci ha messo un po' di tempo per fiorire. Poi ancora fiori sono quelli della sfilata dei banderesi per la festa di San Urbano. Ce l'invia Maria da Bucchianico, però ecco, lei specifica Bucchianico in provincia di Chieti, che sono fiori esclusivamente di carta, ma comunque molto belli e suggestivi, anche suggestiva la processione, possiamo dire così, che li porta per strada. E un saluto a tutti coloro che si affidano anche a San Camillo dell'Ellis, perché era nato appunto a Bucchianico, questo grande amico, grazie, in qualche modo precursore anche di Padre Pio. Grazie Maria Pia. Velocissimamente un altro paio di scatti. Buongiorno da Marinella, da Modica. Facciamo un salto nella nostra amatissima Sicilia e poi risaliamo per la Calabria, passando da Maritano. Rolando ci invia queste margherite raccolte ieri per strada e dallo scatto di Rolando di Maritano saliamo ancora, ritorniamo in Abruzzo ad Alanno con la foto di Simona. Sono le piante del suo balcone, una dipladenia, leggo nella sua didascalia, ancora bagnata dai temporali che hanno caratterizzato questi giorni. Chiudiamo con la rosa che ci invia Rita da Treviso, augurandoci buongiorno, che ricambiamo con affetto. Adesso è tempo di ritornare alle notizie e agli aggiornamenti. A te Maria Pia. Sì, voglio subito allora parlare di intenzione di voto. Naturalmente, anzitutto è importante che noi abbiamo tutti intenzione di andare a votare. Il diritto di voto è anche un dovere, ma l'aggiornamento riguarda appunto questa tabella che già state vedendo alle mie spalle del Corriere della Sera. Ultimo sondaggio prima del voto, perché poi la normativa prevede appunto in questo senso silenzio. Dunque andiamo a scoprire, oggi lo vedete dal titolo, 26,5% per il partito che comunque ha la fetta nelle intenzioni più grande. Fratelli d'Italia è in calo rispetto appunto ai precedenti sondaggi, in particolare rispetto ad aprile di 2 punti. Il gradimento di Giorgia Meloni pure è calato in maniera analoga. Restando nell'area governativa, si conferma il buon andamento di Forza Italia con Noi Moderati al 9,2%, in crescita di mezzo punto, e quindi è confermato il sorpasso sulla Lega con un distacco che si riduce. Il PD è stimato, lo vedete anche nel titolo, al 22,5%, il risultato più alto se si parte dall'insediamento della nuova segretaria Elly Schlein. Più o meno è un punto quello che ha guadagnato sempre nelle intenzioni di voto nell'ultimo mese. È probabile che a fronte di un'affluenza meno elevata rispetto alle politiche, il PD faccia registrare una maggiore tenuta dell'elettorato. Perché questo commento dei redattori del Corriere? Perché è un partito appunto che si distingue per il suo europeismo. Il Movimento 5 Stelle, stimato al 15,4%, ha un piccolo calo nell'ultimo mese, e sicuramente è considerato che il leader Conte è molto presente in campagna elettorale, ma non è candidato. È uno dei casi in cui viene maggiormente oscurato il singolo candidato sul territorio, e su questo naturalmente giustamente non solo gli esperti discutono.
Infine, due partiti sembrano poter superare la soglia del 4%, perché senza raggiungerla nessun seggio viene assegnato. Il primo è l'Alleanza Verdi Sinistra, 4,6 secondo questa tabella, con una crescita di quasi un punto, quindi rispetto al 4,5 ovviamente è un bel salto. Leggermente sotto l'asticella del 4, Calenda con Azione. Vi ricordo ancora una volta che noi come Italia avremo comunque 76 seggi sui 720 di tutto il Parlamento europeo, e se lo scenario restasse questo, ma naturalmente sarà molto difficile, questa è una fotografia appunto di queste ore, Fratelli d'Italia comunque quasi quadruplicherebbe i propri rappresentanti, perché al momento ne ha 6. Forza Italia manterrebbe 7 eurodeputati, la Lega invece da 29 avrebbe un crollo a meno di 10. Tra le opposizioni il PD resterebbe intorno alla ventina, il Movimento 5 Stelle più o meno resterebbe con gli stessi, appunto, non come persone, gli stessi numeri, intorno a 13 o 14, mentre le ultime due formazioni, se superano il 4%, avranno 3 seggi ciascuna. Caro Toni, mi raccomando, l'intenzione di voto ci deve essere, nel senso che andiamo tutti a votare. Sì, assolutamente. Ovviamente ci auguriamo che i nostri rappresentanti, di qualsiasi colore essi siano, poi siano, affrontino il proprio compito con alto senso del dovere, delle istituzioni, perché le sfide che ci attendono sono veramente importanti a livello nazionale e internazionale. A proposito di numeri e statistiche, ora ci colleghiamo con Giovanni Pratichizzo, che ha scritto un simpaticissimo libro dal titolo Statistica Pop, e quindi attraverso una chiacchierata con lui andremo ad esplorare il mondo misterioso dei numeri e delle statistiche. Chiedo alla regia se è collegato con noi. Sì, lo vedo e quindi lo saluto subito. Buongiorno Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito da parte di Padre Pio TV, appunto. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a Toni e saluto a telespettatrici e telespettatori. Sai Giovanni, ci seguono da tutta Italia, isole comprese, ogni giorno sono tantissime le persone che poi interagiscono anche con noi attraverso messaggi WhatsApp, per cui lo dico perché quanti di voi volessero magari fare una qualche domanda al nostro Giovanni Pratichizzo possono utilizzare il 331-737-8033 per interagire con noi. Allora Giovanni, io partirei subito dal chiederti come nasce questo libro. E quindi magari, ecco, senza dubbio è un po' uno spin-off, possiamo dire così, rispetto al tuo percorso professionale, e la scelta, il perché della scelta di questo titolo così accattivante, direi. Grazie Toni. E parte da una situazione, vuoi dire, quotidiana, anche quella che ci trova coinvolti, nel senso che siamo tutti immersi ormai con i social. I social occupano la nostra vita, parliamo di vita on life, quindi se dobbiamo prenotare una visita, se dobbiamo chiedere un'informazione, se dobbiamo sapere luogo, e i social sono e proprio perché i social sono nella nostra vita, chi in qualche modo offre, fornisce le informazioni, la comunicazione, in questo caso la comunicazione statistica, perché io sono il social media manager dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istat, cosiddetto Istat, e quindi quando un ente come l'Istat deve diffondere una comunicazione complessa, quale quella dei dati, deve sapere in che modo, come utilizzare i social per poter finanziare questo tipo di comunicazione. Quindi questo percorso, questo libro che poi appunto racconta casi, situazioni, momenti anche di crisi come quello per esempio legato alla pandemia, dove l'Istat lanciò la campagna Istat per il paese, ma anche altre situazioni più meno dolorose, meno problematiche, però sempre di utilizzo dei social con questa attenzione che io definisco all'ascolto.
E proprio perché l'ascolto oggi è fondamentale per tutti, ma ancora di più per una pubblica amministrazione e per chi deve comunicare dati e informazioni complesse. Hai centrato un aspetto molto importante. In studio con me c'è Maria Pia Picciafuoco che sicuramente ho visto che ha fatto un cenno d'assenso quando hai parlato della funzione di ascolto che i social possono appunto fornirci, tante volte in maniera anche così, tra virgolette, gratuita, inaspettata, non voluta, ecco, e quindi ci restituiscono una maggiore autenticità del sentire comune. Maria Pia, quindi. Sì, io devo confessare che appunto ho trovato un grande salto in tutte le generazioni, in chi è più social, proprio nella confidenza con i numeri, perché evidentemente tutti vanno a vedere quali sono i propri numeri o anche insomma la maniera di avvicinarci c'è. Però mi tocca il ruolo anche di fare domande scomode al nostro gradito ospite. Al di là dei conteggi che tutti capiamo, quando invece si parla di algoritmo, sappiamo che sono numeri che vengono calcolati attraverso istruzioni. Quindi non c'è proprio questa obiettività, come dire, del dato nudo e crudo. Come possiamo noi cercare di agire proprio perché ci sia anche un valore di verità in un algoritmo? È una domanda molto complessa e quindi insomma provo a rispondere No, ma forse è inutile, forse già c'è, non so, è una domanda che faccio perché corrisponde a una mia proprio percezione di non chiarezza, ecco, mentre su tanti numeri in genere la chiarezza è per oggettiva. antonomasia. Allora, io diciamo, posso rispondere per l'esperienza sempre che abbiamo fatto, stiamo facendo dal punto di vista dei social dell'Istat. E quindi diciamo di una pubblica amministrazione che comunica, che appunto come dicevo prima, che prova a chi non sa nulla ad avvicinare, per questo anche il titolo, mi aggiungo alla domanda precedente, pop, di popolare, quindi essere vicini a chi non sa. Allora, per poter in qualche modo anche contrastare, tra virgolette, o arrivare a persone che semmai attraverso gli algoritmi dei social, che poi sono qualcosa di veramente complesso, di difficile da comprendere, però per poter arrivare a quei pubblici, come mi piace chiamarli, una delle caratteristiche che dobbiamo utilizzare è quella di essere autentici, cioè l'autenticità. Sui social, il fatto di essere comunque istituzione, essere autorevole, essere rispettata, non significa poi perdere la propria appunto autorevolezza, ma significa porsi in conversazione, quindi essere presenti nei confronti dei cittadini, nei confronti di persone che ti fanno domande, che ti pongono dei quesiti, che diffondono fake news. Essere presenti, entrare in conversazione, quindi non aver paura della conversazione, non aver paura del dialogo, c'è cioè modo poi di fare un dialogo e di costruire un dialogo, quindi trovare la modalità istituzionale rispettosa di chi siamo noi e di chi sono gli altri, i nostri interlocutori, però sicuramente poi con l'autenticità noi abbiamo messo su e utilizziamo le facce dell'Istat, le ricercatrici, i ricercatori dell'istituto per raccontare come nasce un rapporto di ricerca, come nascono determinate indagini, quali sono i dati, quindi utilizzare le grammatiche con un'altra caratteristica, poter rispondere poi agli algoritmi e utilizzare le grammatiche di ciascun social, perché ogni social ha una sua grammatica, come ha un suo algoritmo, e quindi attraverso quella grammatica, attraverso quel linguaggio, sicuramente noi possiamo intercettare, possiamo avvicinare, possiamo anche dare una risposta, di servizio, perché poi la nostra comunicazione, e nel libro ne parlo tanto, è una comunicazione
pubblica di utilità, di servizio pubblico, perché i nostri dati sono a servizio del paese, sono a servizio dei cittadini, e proprio perché sono dati della statistica ufficiale, riusciamo appunto ad arrivare a servire e a rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Grazie Giovanni, quanto appunto siano importanti i dati, ce lo hai appena ricordato, e quanto è importante, ecco, riuscire a comunicarli bene altrettanto. Visto, ecco, considerando il tuo lavoro come social media manager dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica, qual è il polso della situazione dal tuo angolo visuale al momento? Parli a livello di paese, io posso indicare sicuramente la lettura meravigliosa e interessante e complessa, ma anche complessiva, del rapporto annuale. Quindi invito tutti online dal nostro sito, insomma è possibile scaricare, ecco, anche in quel caso per dire, per esempio, per il rapporto online, per il rapporto annuale, abbiamo raccontato il rapporto annuale che è stato presentato la settimana scorsa. Appunto, abbiamo i dati freschi freschi da studiare. Esatto. E diversi li abbiamo presentati già qui. Perfetto, ma poi ci sono delle infografiche, per esempio, che abbiamo diffuso sui social, quindi anche per permettere a tanti che o non hanno modalità, non hanno i tempi, non hanno le competenze, perché siamo tutti diversi, però per anche attraverso un'infografica, attraverso un'informazione pop, ancora una volta, capire qual è la situazione del paese a livello economico, a livello sociale, a livello ambientale e così via. Quindi sicuramente questo è un invito che faccio, appunto, sicuramente ne avrete già parlato, perché abbiamo avuto, insomma, tantissime attenzioni. Grazie Giovanni, senza dubbio l'Istat è una colonna portante tra le nostre istituzioni, e davamo un'occhiata anche al sito prima di andare in onda, che è davvero ben fatto, per cui complimenti anche per il vostro lavoro. Complimenti a te per il tuo libro, che ci aiuterà ad addentrarci nel mondo appunto dei dati con un approccio pop. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori, telespettatori a scoprirti attraverso anche le pagine di questo libro, a scoprire questa bella e importante scienza che appunto è tanto utile alla nostra società. Per il momento noi ti salutiamo, quindi magari ci ritroveremo in futuro per commentare altri dati, altre ricerche. Grazie davvero. Grazie, grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti. Grazie Giovanni, noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ci ritroviamo subito insieme. E grazie al prezioso contributo della regia di Luigi Martino e Roberto Viscio andiamo a recuperare alcuni altri vostri scatti che ci avete inviato stamattina. Questa è la Vergine del Carmine di Avigliano, con la quale ci salutano le care Giovannina e Mariangela, nostre fedelissime telespettatrici. E poi da Avigliano facciamo un salto a Napoli con un bellissimo scatto d'epoca, ce lo invia Stefania e ci regala questo tuffo nel passato. Si tratta di un giro in giostra, quei bambini che vedete sono i suoi cuginetti con la nonna. Siamo nel dopoguerra, ci scrive Stefania, e la giostra fu costruita da nonno Amedeo per ricominciare a lavorare. Veramente bella, grazie per questa foto Stefania. Magari un giorno faremo la puntata a tema con foto d'epoca, ecco, mi dai un bello spunto, adesso me lo segno. E poi passiamo a Cava dei Tirreni con il buongiorno che ci invia Giuseppe attraverso la Madonna dell'Avvocata di Cava dei Tirreni. E poi da Cava dei Tirreni arriviamo a Guariglia, grazie a Maurizio di Castellabate Salerno, per la precisione Alano di Castellabate, provincia di Salerno, che ci manda quest'urna di Santa Rosa. Grazie Maurizio. Poi un buongiorno da Maria Concetta da Palermo con quest'alba meravigliosa.
E ancora un buongiorno da Antonella di Putignano che ci invia la sua pianta grassa fiorita. E Rita invece, questa ecco la pianta di cui parlavamo, Rita invece ci riporta a Palermo e ci riporta al ricordo degli amatissimi Falcone e Borsellino. E poi Furco Vincenzo da Castellammare del Golfo, Trapani, una foto che ci riporta alla festa di Santa Rita che abbiamo celebrato solo ieri. E ancora un buongiorno da Rimini, ci scrive Anna inviandoci questa bella foto nei pressi dell'Arco di Augusto di Rimini, che ritrae questa farfallina su quel fiore. Complimenti, ci scrive, sempre bravissimi, grazie, grazie mille Anna. Chiudiamo con questa foto scattata ieri a Cascia, anche se non riporta il nome dell'autrice o dell'autore dello scatto. Mi raccomando, non dimenticate di scrivere il vostro nome. Bene, Maria Pia, siamo giunti al prossimo collegamento, ma prima voglio chiederti se hai qualche news. Eh sì, purtroppo devo darvi una notizia sicuramente tragica. Siamo in Messico, anche lì c'è la campagna elettorale, e purtroppo è crollato un palco durante un comizio. Sono 9 i morti e 50 i feriti, un bilancio quindi veramente sconvolgente. La notizia arriva a noi attraverso la BBC, che come sapete è una delle fonti più importanti a livello mondiale ed è il network pubblico ancora nel Regno Unito. E tra l'altro una delle notizie di ieri che non ho fatto in tempo a darvi è proprio che anche nel Regno Unito si voterà prima del previsto, i primi di luglio, perché Rishi Sunak, il premier, ha appunto gettato in qualche modo la spugna e ha consegnato il paese a una campagna elettorale che precede almeno di 6 mesi i tempi normali. Ma ho visto che già abbiamo un ospite pronta, non voglio dilungarmi troppo con gli aggiornamenti. Grazie Maria Pia, e allora io saluto Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Val Tiberina, che ci parlerà stamattina del Festival dei Cammini di Francesco 2024. Buongiorno Marta, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Dal 2017 il progetto Val Tiberina organizza il Festival dei Cammini di Francesco, una manifestazione eterogenea che raccoglie al suo interno convegni, presentazioni di libri, spettacoli serali e trekking. Stiamo vedendo già qualche immagine che ci restituisce l'importanza e la bellezza del vostro lavoro. Che cosa ci dobbiamo aspettare per questa edizione 2024? Sì, come giustamente diceva in studio, questa è l'ottava edizione del Festival dei Cammini di Francesco, una manifestazione eterogenea che in qualche maniera, attraverso il trekking, attraverso degli eventi di intrattenimento e dei panel di approfondimento, parla di tematiche francescane, quali la sostenibilità ambientale e l'attenzione verso l'altro, quindi la creazione di comunità attraverso le relazioni interpersonali. Bene, in studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale negli ultimi giorni abbiamo avuto il privilegio di vedere da vicino, grazie ad interlocutori, interlocutrici come te, tante esperienze di cammino che sono un po' la metafora della vita, Maria Pia. Sì, anche la metafora, e non solo, di quello che ha fatto proprio Francesco d'Assisi. Del resto lui viveva in un'epoca in cui quello che noi oggi chiamiamo il cavallo di San Francesco, cioè i piedi, era il mezzo più comune. Volevo chiedere alla nostra ospite, visto che queste iniziative portano a conoscere meglio la bellezza del paesaggio, quanto secondo lei oggi invece non lo vediamo questo paesaggio, perché magari si guarda lo smartphone o perché comunque lo diamo per scontato? C'è qualche anticorpo che voi stillate con le vostre iniziative? Sì, diciamo che uno appunto dei principali intenti di questo festival è fondamentalmente mettere di nuovo al centro la relazione tra uomo e natura, e l'esperienza di trekking che noi offriamo è una modalità in realtà per far scoprire alle persone un modo lento di viaggiare, di scoprire i territori. Ricordo che il nostro festival si svolge
in quest'anno, soprattutto su 8 comuni, tra la Val Tiberina Toscana e quella Umbra, l'Alto Tevere Umbro, quindi in qualche maniera diciamo, passa proprio attraverso il cosiddetto cammino di Francesco e quindi offre la possibilità di conoscere questi territori a strettissimo contatto con la natura. Bellissimo. Eh sì, e come dicevamo, con ogni stagione, perché poi sono settimane e giorni in cui troviamo, no? Primavera, estate e autunno tutti insieme. Sì, e tutto questo ci avvicina alla dimensione, all'esperienza di San Francesco, che con la sua vita, con la sua testimonianza ha ispirato questo festival. E ci sono anche eventi collaterali al festival stesso? Sì, diciamo che ci piace dire che appunto ogni anno traiamo spunto da un evento, diciamo, legato alla vita del santo. Quest'anno, ci tengo a dirlo, abbiamo voluto dedicare l'edizione al tema del dono, proprio rifacendoci al dono delle stigmati di San Francesco, all'800° anniversario dal dono delle stigmati e anche dal dono che il santo fece del proprio saio a Montauto in provincia di Anghiari. E quindi tutto il festival in qualche maniera parlerà del concetto di dono, di comunità e di futuro, appunto. Per eventi collaterali abbiamo, diciamo, in realtà, come dicevo, è una manifestazione molto varia che offre approfondimenti, offre intrattenimento. Quest'anno si aggiunge alla proposta anche una mostra di incisioni proprio dedicate alla figura di Francesco. Molto bene, Marta, noi ti ringraziamo quindi per averci parlato del Festival dei Cammini di Francesco. Vi auguriamo una buonissima 8ª edizione e niente, magari possiamo poi anche risentirci a lavori conclusi per fare un bilancio di quello che è successo quest'anno. Ti va? Volentieri, grazie davvero a voi, è stato un piacere. Un caro saluto. Molto bene, allora grazie ancora a te, Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Val Tiberina, che organizza il Festival dei Cammini di Francesco. Anche per questo 2024 vi invitiamo a seguire attraverso i social la manifestazione, poi come detto magari ci ritroveremo per fare il punto della situazione. Ora è ancora il momento di fermarci un attimo, poi ci ritroviamo per la parte finale di Just Today. E prima di dare la linea a Don Francesco Armenti per le sue riflessioni con dritto al cuore, abbiamo ancora tempo per i vostri scatti e poi per tornare con Maria Pia sull'attualità, quindi con l'aiuto della regia. Ritroviamo questa chiesa gremita di persone, vado a leggere la didascalia. Buongiorno a voi, simpaticissimi come sempre. Maria Pia, ormai... come dire, ci stanno facendo montare la testa. No, restiamo umili, caro Toni. Restiamo umili dopo la lezione che ci ha fatto il Papa non più tardi di ieri. È vero. Ma loro che ci seguono lo sanno. Solo ieri ho incontrato una persona che ci guarda sempre e ci ha detto: si percepisce la vostra capacità di entrare in contatto con il pubblico, la vostra autenticità, la vostra umiltà. Per cui ecco. Andiamo sul sicuro, la testa non ce la montiamo. Chi ci scrive è Mina da Francavilla Fontana. Ieri nella Basilica c'è stata la benedizione delle rose di Santa Rita che abbiamo appunto festeggiato ieri, e quindi ci augura buongiorno di cuore, così come ci augura buongiorno dalla Chiesa Maria Santissima Desolata nei Campi Flegrei Caterina, in questo momento in cui ecco ci chiede una preghiera di protezione dai fenomeni sismici in atto. Grazie Caterina, non mancherà il nostro pensiero, la nostra preghiera per voi, che chiediamo anche a tutti quanti. Del resto, Toni, scusa se ti interrompo, ma parliamo sul serio di solidarietà anche attraverso la preghiera. La Madonna di Pompei era carissima a Padre Pio, quindi è un'intercessione doppia quella che sicuramente in tanti che stanno vivendo momenti non facili possono impetrare.
E poi ritorniamo ai vostri balconi fioriti con Elena dalla Sardegna che ci segue quotidianamente. Grazie Elena per l'affetto e per questi fiori che ci invii. E poi chiudiamo con l'altare dedicato a Santa Rita nella chiesa delle suore agostiniane a Voghera. Chi ci invia questo scatto è Graziella. Devo prendere atto, Maria Pia, che Santa Rita è una santa a cui c'è appunto molta devozione, c'è un forte Sì, sentimento. non ricordo nella classifica di qualche anno fa di Famiglia Cristiana dove fosse di preciso, ma di certo nella top 10. Prima, tra l'altro, abbiamo visto anche, volevo sottolineare con un grazie, lo scatto immediatamente precedente dei gerani parigini. Siccome è capitato il giorno dei fiori di aver visto tanti gerani, quelli con i colori più accesi, secondo me sono meravigliosi. Quindi volevo ringraziare chi ce l'ha mandato perché poi sono rampicanti. Ma adesso, Tony, ritorniamo a noi, ritorniamo. Non c'è fiore sufficiente, ecco, per dire grazie all'esempio di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, naturalmente. E quindi ogni anno non possiamo che rilanciare anche le parole delle massime istituzioni riguardo a quello che è avvenuto. Mattarella ha fatto già sentire la sua voce, tenere alta la guardia. Vedete, questo è il sito ufficiale del Quirinale, trovate tantissimi contenuti. Tenere alta la guardia, mai indebolire gli anticorpi istituzionali. Dunque, un messaggio a 32 anni dalla strage di Capaci. Fu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla nostra democrazia, una strategia criminale che dopo poche settimane replicò il medesimo disumano orrore in Via D'Amelio. Ferma fu la reazione delle istituzioni e del popolo italiano, ne scaturì una mobilitazione delle coscienze. La lezione di vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divenne parte della migliore etica della Repubblica. A 32 anni da quel tragico 23 maggio è doveroso innanzitutto ricordare il sacrificio di chi venne barbaramente ucciso, oltre a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. Insieme a loro ricordiamo, Mattarella ci invita appunto a imparare in qualche modo anche questi nomi: Paolo Borsellino, che conosciamo bene, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina. Ecco, testimoni di legalità, così li chiama, poi il messaggio prosegue. Caro Tony, ti confesso, ecco, che qualche nome non mi era abbastanza impresso e questo me lo addebito proprio come mancanza, perché non possiamo in qualche modo far scivolare e rendere tutto nella nebbia. Certo, in Italia i martiri, anche civili, sono stati tantissimi in tutte le epoche e probabilmente c'è anche qualcuno che in questo periodo sta vivendo una vita di martirio per i propri valori, però noi dobbiamo fare la nostra parte. A te adesso. Grazie. Io approfitto di questo tempo anche per ricordare che stasera, grazie alla libreria Ubik a Foggia, ci sarà proprio la presentazione di un libro di Dario Levantino dal titolo Il giudice e il bambino, dedicato appunto alla figura di Giovanni Falcone. Appuntamento alle ore 19 nel cortile del Museo di Storia Naturale di Foggia, della Biblioteca di Foggia Lamagna Capitana. E, tra l'altro, oggi, essendo giovedì, avremmo dovuto anche parlare di libri attraverso la rubrica di Carla Bonfitto, però ci è mancato il tempo, nel senso ci siamo fatti prendere un po' anche dall'attualità, come giusto che sia, dalle tante foto che ci avete inviato, magari recuperiamo, se non nei prossimi giorni, sicuramente la prossima settimana. Intanto la professoressa Carla Bonfitto la ritroveremo sabato nei nostri studi perché accompagnerà uno dei suoi allievi che ha ricevuto proprio dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica. Ecco, molto bella questa cosa. Io sabato non ci sarò, Maria Pia, ci sarà Leonardo Fania che appunto condurrà con te la trasmissione. E quindi ecco, con maggiore, ancora con maggiore piacere faccio riferimento
a questo appuntamento di sabato con la professoressa Carla Bonfitto. Per cui caro Toni, dovunque tu vada ti auguro bel tempo, perché purtroppo le notizie ci portano però lontano, negli States, non credo sia il tuo caso, un tornado nell'Iowa, uno di quegli stati centrali degli Stati Uniti dove ancora c'è la, come dire, l'America vera, l'America popolare, quella che ha dei campi infiniti di mais e di grano da percorrere quando si sposta, quella che forse conosciamo e amiamo anche meglio attraverso la letteratura e il cinema. Purtroppo, ecco, non posso che darvi il bilancio di questo tornado: 5 morti e 35 feriti. Tra l'altro non era l'unico, questo è stato solo quello che ha provocato maggiori danni nella città di Greenfield, se no pare che ci siano stati altri 12 tornadi in queste ore. E io, prima di dare la linea alla regia, intanto ti ringrazio Maria Pia per gli aggiornamenti, ecco, a proposito del pubblico che interagisce con noi, devo dare spazio ad Enrico che ci scrive da Colle Salvetti in provincia di Livorno, che ieri ci raggiungeva attraverso una mail con un paio di scatti molto particolari, ricordando i 70 anni di televisione, i 100 anni di radio, perché a 10 minuti da casa sua, leggo testualmente la mail che ci ha scritto, si estende un lembo del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Coltano. All'interno, proprio in località Coltano, c'è la stazione radio da cui Marconi nel 1911 inviò un segnale che per primo oltrepassò il Sahara, e nel 1931, quindi 20 anni dopo, ne inviò un altro che accese le luci della statua del Cristo a Rio de Janeiro. E quindi ci allega un po' di foto, qualche foto per farci per condividere con noi questa chicca di storia. Ecco, grazie ad Enrico da Colle Salvetti in provincia di Livorno. Bene, anche oggi siete stati tantissimi, ci scuserete magari, ecco, se tante volte non riusciamo a condividere tutto, sicuramente è per ragioni di tempo, non per altro. E a proposito di tempo, adesso giunge il momento dell'ultima pausa pubblicitaria prima della parte finale del programma. Oggi facciamo una piccola digressione, che poi tale non è, sul nostro percorso di questo mese di maggio, in cui ci stiamo soffermando. Abbiamo iniziato con così alcuni concetti sulla Madonna, sulle sue virtù, sulla sua ordinarietà, sulla sua quotidianità. E questa vita normale della Madonna non toglie nulla alla Madonna, anzi, non solo la arricchisce ai nostri occhi, ma ci fa capire come Dio ama i semplici, interviene verso i semplici, e inoltre ce la rende accessibile, ce la rende madre, e quindi per noi è un modo per incoraggiarci a seguirla, a imitare le sue virtù, per poi vivere il Vangelo e quindi conoscere Cristo. Poi siamo entrati in un argomento molto attuale, cioè le apparizioni mariane. Queste apparizioni che non sono tutte vere e che per essere tali devono passare il vaglio del giudizio della Chiesa. E quindi abbiamo visto quali sono i criteri perché delle apparizioni possono essere vere, e quindi il criterio
sto un po' cercando di ripetere, come si fa a scuola, tra virgolette, per rinfrescarci la memoria, la coerenza, la conformità del messaggio che viene dalla presunta apparizione con la parola di Dio, l'umiltà e l'obbedienza dei veggenti alla Chiesa, al Papa e ai Vescovi. Nessuna apparizione può essere vera quando attacca la Chiesa, quando attacca il Papa, quando attacca i Vescovi, il sacerdote, eccetera. Perché Maria, ecco lei, che è madre della Chiesa. Questo non vuol dire che nella Chiesa non c'è il peccato. Negli uomini di Chiesa certamente che c'è il peccato. In me c'è tanto peccato, in voi c'è tanto peccato. Ma questo non vuol dire attaccare la propria madre. Quando alcuni figli spirituali di Padre Pio volevano difenderlo attaccando la Chiesa, Padre Pio ha sempre detto no, perché la Chiesa è madre e la madre non si attacca mai. Quindi la conformità alla parola di Dio, la conformità al rispetto della Chiesa, ma nello stesso tempo all'umiltà e all'obbedienza di Maria. Un veggente di un'apparizione mariana non può essere disobbediente alla Chiesa, visto che Maria è stata obbediente sempre al Figlio, ha ascoltato sempre la parola di Dio e Maria è stata una donna umile. E poi l'altro criterio, la centralità di tutte le apparizioni non è Maria, non è la Madonna, ma è Cristo. Perché Maria, tra virgolette, lavora solo e unicamente per Dio. Maria opera per Dio e Maria opera per Cristo perché ci vuole condurre tutti a Cristo. E dopo questi criteri abbiamo visto anche il senso, il fondamento vero da cui devono nascere i messaggi della Madonna. Il primo criterio che abbiamo visto proprio in queste ultime puntate è stato appunto il criterio della evangelicità, così come abbiamo detto. Ogni Maria vive la sua funzione materna anche attraverso le apparizioni e quindi richiama sempre al Vangelo e poi il richiamo alla vita ultima, al destino ultimo dell'uomo che è il cielo, che è la comunione con Dio, che è l'unione intima con il Signore e quindi che è la pace e l'amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Grazie Don Francesco, noi siamo giunti alle battute finali, alle mie spalle vedo Piazza San Pietro, Maria Pia, c'è tanta gente sotto un cielo parzialmente nuvoloso, ma il tempo mi pare bello, vedo anche dei movimenti, senza dubbio ci si sta iniziando già a preparare per questo fine settimana che è come raccontavamo soltanto ieri vedrà insomma la prima giornata mondiale dei bambini. Un po' di confusione meravigliosa l'altro quella dei bambini. Però no, voglio pensavo che avessi fatto io confusione a ricordare. No, parlavo di splendida confusione quando ci sono i bambini. Invece però a proposito di grandi manovre, voglio usare proprio questa immagine, accompagniamo nel loro pellegrinaggio che comincia oggi a Lourdes i militari italiani, perché siamo in un periodo nel quale naturalmente vogliamo comunque che le nostre forze militari continuino a spiccare nel mondo per le loro azioni di pace e di aiuto alle popolazioni che hanno
anno catastrofi, però sappiamo che siamo davvero in un periodo, in un frangente internazionale che potrebbe anche portarli a qualcosa di diverso. Quindi abbiamo bisogno di sentire, ecco, notizie come questa. 15.000 militari che vanno all'Lourdes. Per me è una bella notizia, caro Senza Tony. Dubbio, senza dubbio, ecco, che la Madonna possa illuminare quanti in questi giorni, in questi momenti, sono alle prese con queste grandi crisi internazionali. Noi, prima di ritornare ai luoghi del santuario con Francesco Bosco, vi salutiamo con gli ultimi scatti che ci sono giunti al 331-737-83. Queste sono le orchidee che ci invia Concetta da Palermo, che ringraziamo, e poi un saluto ci arriva anche dalla splendida Lecce. Rosaria ci dedica il tramonto di ieri sera. A proposito di ieri sera, il nostro Vito Ciavarella ha immortalato una luna che, se fate caso, si va a rifrangere i suoi raggi nel golfo di Manfredonia, lì sotto in basso. Grazie anche a te, Vito. Grazie a tutti i nostri validissimi tecnici, Luigi Martino e Roberto Viscio alla regia, Matteo Fiore e Mario Modola alla messa in onda. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento è a domani. Ora ritorniamo nei luoghi del santuario, come detto, con Francesco Bosco. Buon proseguimento di giornata. Con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati. Abbiamo lì l'edicola dell'orto del Getsemani, dove Padre Pio ritagliava qualche momento di preghiera e di meditazione in questo luogo, dove poteva raccogliersi. Oggi qui per raccontarvi di un dono particolare che Padre Pio aveva, che hanno alcuni santi, la ierognosi, ovvero era la facoltà di riconoscere delle cose, degli oggetti sacri. Ecco, ce lo racconta Padre Pio Capuano nel suo libro Con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà. Lui racconta proprio attraverso degli episodi quello che accadeva qui quotidianamente con Padre Pio. Con questo carisma, ecco, Padre Pio aveva anche la facoltà di riconoscere, ad esempio, anche un sacerdote quando veniva qui perché non voleva farsi notare, oppure perché non poteva venire, perché appunto ricordiamo che c'era da parte della Chiesa, del Sant'Ufficio, anche una certa attenzione nei confronti di Padre Pio. Quindi anche coloro, sacerdoti, anche vescovi che volevano essere qui, a volte si camuffavano. Ecco, riconoscere un sacerdote, anche se questi non aveva alcun distintivo, scrive Padre Pio Capuano, e di sapere, ad esempio, anche se determinati oggetti erano già stati benedetti, di riconoscere le cose consacrate come le ostie, le immagini, le reliquie dei santi, senza neppure vederle e distinguerle da altri oggetti profani. Ecco, era un vero e proprio dono, la ierognosi. Un giorno, ad esempio, nella Sala San Francesco, che più volte abbiamo visitato, tra la gente che attendeva il suo arrivo, proprio in prima fila vi era un signore vestito in modo molto elegante, raccontano i suoi confratelli. Padre Pio, non appena lo vide, lui era vestito con un abito, racconta Padre Pio Capuano, di principe di Galles. Non appena lo vide, subito gli disse: «Reverendo, siete venuto travestito, ma non dovete vergognarmi di venirmi a trovare. La prossima volta tornate vestito da prete». E poi ancora, un'altra volta, in una situazione simile, si avvicinò un giovane in pantaloni e maglietta, e subito Padre Pio lo chiamò, si avvicinò e disse: «Va e ritorna in convento con l'abito di San Domenico». Meravigliato, il giovane avvertì così un certo disagio, ma trovò il coraggio di dire agli altri presenti, confessare quindi, che lui era un sacerdote domenicano. Molti avevano anche questa convinzione, racconta Padre Pio Capuano, una convinzione che la benedizione di Padre Pio rendesse maggiormente
sacro un oggetto. Per questo motivo molti gli presentavano tutte le loro coroncine, le loro immaginette, ecco le loro medagliette, che erano state comunque già benedette da altri sacerdoti. Padre Pio, che si era accorto di questo, diceva sempre agli interessati: ma questi oggetti hanno già avuto la loro benedizione, quindi li restituiva senza benedirli. Ad esempio una signora che insisteva perché, nonostante che una corona fosse già stata benedetta, voleva la benedizione di Padre Pio in modo insistente. Allora Padre Pio, con tono serio e di rimprovero, le gridò: la mia non è una benedizione magica,